Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Calcio, hockey, basket, tennis, pallavolo, atletica in sommario. La Lucchese di scena domenica a Formigine forse può disporre di un'arma in più, un'arma non a sorpresa, ma un'arma quanto mai efficace nelle sfide ai neroverdi modenesi. Siccome dice l'antico adagio non c'è due senza tre, chissà che Fabio Aliboni, capitano coraggioso della Lucchese, già 5 gol per lui in questa stagione, non voglia completare il conto nei confronti del Formigine, cui la squadra rossonera renderà visita domenica prossima. Ci spieghiamo meglio. Nei 3 precedenti della sfida tra Lucchese e Neroverdi Modenesi, Aliboni è stato quasi sempre decisivo. Se escludiamo infatti lo 0-0 del Porta Elisa del 6 gennaio 2013, il poderoso mediano di Pagliuca ha deciso le altre due sfide, con la rete del 2-1 nel match giocato il 1° settembre 2012 a Pavullo nel Frignano e trasformando il calcio di rigore che ha deciso invece il match di andata giocato il 22 settembre scorso. Intanto la squadra è ormai quasi alla rifinitura della preparazione che la dovrà portare al meglio per la sfida del Pincelli. Quello di Formigine costituisce anche l'ultimo impegno prima della sosta del 2 febbraio, quando, e questo vale un po' per tutti, si potranno riordinare le idee in vista del rush finale. Si delinea anche lo schieramento che Pagliuca proporrà in terra emiliana. Stavolta, pioggia o non pioggia, Tarantino sarà in campo dal primo minuto e avrà al suo fianco Pecchioli e Caboni, anche perché De Luca non è al top per una forte contusione ad una coscia. L'altra variante riguarderà l'impiego di Angeli in difesa sulla fascia sinistra, con relativa esclusione di Perlino e l'utilizzo in mediana di un 94, Ghelardoni o Calcagni al fianco di Aliboni e Chianese. Obiettivo i 3 punti e mantenere perlomeno invariato il distacco dalla Correggese, di scena al Romeo Menti di Montichiari. A distanza di un anno, un altro calciatore della Lucchese alla prestigiosa Viareggio Cup, giunta alla 66esima edizione. Lo scorso anno toccò al portiere Leandro Casapieri. Quest'anno, tra i 24 convocati della rappresentativa di Serie D, c'è il giovane attaccante rossonero Tommaso Pecchioli, che dovrà trovarsi lunedì prossimo, 27 gennaio alle ore 12, al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La partita Formigine-Lucchese, di cui abbiamo parlato in programma domenica prossima alle 14.30 allo stadio Pincelli, sarà diretta dal signor Andrea Gironda Veraldi di Bari. Il fischietto pugliese sarà affiancato da Driss Abu El Kair di Conegliano Veneto e Fabio Tribelli di Castelfranco Veneto. All'andata fu sconfitta beffarda per la rete segnata dall'ex di turno Aniello Panariello. Oggi, a distanza di 4 mesi, il Viareggio cerca una vendetta sulla Paganese, ben inteso sportiva, che ripagherebbe dell'amarezza di quella soleggiata domenica di settembre. Luccarelli sta valutando le varie soluzioni di cui dispone. Probabile che in difesa si affidi ai soliti con Celiento, Conson e La Morte davanti a Gazzoli, supportati dall'esordiente Nicolao a sinistra in lizza con Falasco. Per il ragazzo di scuola napoletana dovesse giocare sarebbe una rimpatriata, visto che nella Paganese gioca il cognato. Qualche dubbio maggiore per l'ex bomber livornese nel reparto di centrocampo, dove ci sono almeno 5 giocatori a contendersi 3 maglie, tra i quali anche il neoacquisto Mungo. Infine l'attacco, dove salvo clamorosi colpi di scena il trio sarà formato da Rosafio, Romeo e Vannucchi. Sabato mattina la rifinitura e poi la partenza domani per la Campania e per questa trasferta davvero impegnativa del Marcello Torre di Pagani contro la Paganese. Una giornata da sfruttare al meglio per l'Alimac Forte dei Marmi. La formazione di coach Roberto Crudeli, infatti, di scena domani sera sulla pista del Matera, in un match che la vede nettamente favorita dal pronostico a senso unico. Ecco perché, con altri 3 punti praticamente quasi in saccoccia, per il Forte sarebbe il 14° risultato utile consecutivo, compresa anche la Coppa Cers, la squadra di Crudeli e del presidente Tosi guarderà con interesse al big match tra Breganze e Valdagno e alla possibilità di incrementare il vantaggio, attualmente di 4 punti. Una terza giornata di ritorno che propone anche la gara del Palabarsacchi tra il CGC Viareggio e Giovinazzo, mentre l'altra Viareggina, l'SPV, si gioca una bella fetta di salvezza a Correggio nello scontro diretto tra le ultime della classe. Possiamo, credo, vedere anche la tabella relativa alle partite della 16ª giornata, Trissino Amatori Lodi, Correggio SPV Viareggio, Matera Forte dei Marmi, CGC Viareggio Giovinazzo, Follonica Prato, Bassano Sarzana e poi il big match Breganze Valdagno. Passiamo al basket. Domenica intensa per Arcantea Pallacanestro Lucche, Gesam Gas Lemura, una domenica preceduta anche da un clamoroso colpo di scena a livello dirigenziale. 21 febbraio 2013, Yolanda Zambon viene ufficialmente presentata in pompa magna come nuovo dirigente dell'Arcantea Pallacanestro Lucca, assumendo addirittura la carica di vicepresidente di copatron della società biancorossa al fianco di Alfredo Susanna.
11 mesi e due giorni più tardi, poche ore fa, uno stringato comunicato in cui la Zambon annuncia le sue dimissioni dalla carica per sopravvenuti impegni professionali, ma con la volontà di rimanere vicina alla squadra come prima tifosa. Forse non proprio quello che si aspettavano i tifosi e lo stesso Susanna. Intanto la squadra, ancora scottata dalla battuta d'arresto di Roseto degli Abruzzi, prepara la delicata gara interna di domenica contro l'Akhmar Ravenna. Delicata per due motivi: innanzitutto la voglia di cancellare la pesante sconfitta del match di andata 88-76, maturata nel finale dopo un match per lunghi tratti equilibrato, e poi tenere distanti i romagnoli in classifica, 20 punti di Lucca, che conserva il quarto posto, contro i 18 di Ravenna, attualmente ottava. Lo scorso anno Schio Lemur è stato il top del basket femminile italiano. Le due squadre si sono affrontate nella finale scudetto in Coppa Italia. In entrambe le occasioni hanno prevalso le vicentine, ma questo conta relativamente. La sensazione purtroppo è che Lucca abbia perso la prestigiosa posizione di alter ego dello squadrone veneto. Certo è che la formazione di Mirko Diamanti viene da un periodo difficile e la vittoria su Orvieto non può da sola costituire il passaporto della ritrovata forma. Il test sul campo della squadra campione d'Italia farà da cartina tornasole. A Schio si può anche perdere, ma sarà importante verificare come Bagnara e compagne reggeranno l'urto delle nero-arancio locali. Insomma, domenica sera capiremo se Lemura è davvero fuori dal tunnel. Ancora basket, 3 vittorie e 2 sconfitte per il settore giovanile dell'Arcantea Carismi. L'Under 19 regionale sconfigge in casa il Bellaria Pontedera. L'Arcantea Libertas torna invece sconfitta dalla trasferta di Carrara. Grande prova dell'Under 17 di Eccellenza che supera la Juve Pontedera. Infine bella prestazione dell'Under 17 regionale dell'Arcantea Libertas, che vedete nella foto, che regola in casa il Calcinaia 44-35. Perde invece la Carismi Lucca sul parquet della Pallacanestro Empoli. Un'ultima notizia di basket: it's raining on the wet, direbbero dalle parti di Kensington. Piove sul bagnato in casa Bama, il cui roster assomiglia sempre di più ad un lazzareto, alla vigilia del match proibitivo sul campo della corazzata Monsummano, in programma domani sera alle 21.15 al Pala Pertini. I rosa-blu, già privi di Lazzari e Giannecchini, si sono visti sguarnire ancora di più reparto underglass con la distorsione al ginocchio occorsa a Trillò nell'ultimo allenamento. Tempi di recupero 15 giorni, ma tempi duri per la squadra del presidente Sergio Guidi. Si è interrotta agli ottavi di finale il sogno di Jasmine Paolini agli Open di Australia Juniores di tennis, dopo aver sconfitto la statunitense Gordon e la thailandese Buayam. Al terzo turno Jasmine si è trovata di fronte un avversario difficilissimo, la forte serba Ivana Jorovic, numero 2 del tabellone e numero 4 al mondo della categoria tra le under 18. Jasmine nulla ha potuto ed è stata sconfitta con un duplice 6-2, 6-2-6-2 dunque per la serba, ma Jasmine ha disputato sicuramente un bel torneo. Una partita eccezionale celebrata sul sito ufficiale della Federazione Europea di Pallavolo, il titolo di miglior giocatrice del match. Parliamo della lucchese Nadia Centoni, che con una gara assolutamente fantastica ha trascinato il suo Ren al superamento del turno in Coppa Campioni. La squadra francese ha vinto 3-0 fuori casa sul campo del Galatasaray del tecnico italiano Massimo Barbolini, che in modo prematuro ed immeritato aveva a suo tempo escluso la Centoni dalla nazionale italiana. Chiudiamo con una notizia di atletica: Massimiliano Squaletti, punta di diamante della 70s Running Team Lucca, ha preso parte alla maratona di Dubai, portando così i colori della squadra lucchese fin negli Emirati Arabi. Alla corsa, seppur su distanza più breve, ha partecipato anche un altro lucchese doc, Stefano Lemucchi, che ha fatto da supporto allo stesso Squaletti. Con questa notizia si chiude anche la pagina sportiva di questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria, il TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera.